Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il tema dei migranti, perché questa mattina c'è stato un incontro in prefettura a Chieti tra i sindaci del Vastese e le istituzioni, prefetto e questura, per fare il punto della situazione dopo i migranti trovati positivi in diversi comuni del Vastese, per l'appunto a Vasto 5, a Carunchio altri 3 migranti che erano stati trasferiti da Lampedusa in Abruzzo per così provvedimento del governo che intende redistribuire e accogliere nelle varie regioni d'Italia i migranti che arrivano nel nostro paese. Allora andiamo in diretta da Chieti, dove c'è Paolo Renzetti. L'incontro è finito da poco. Raccontaci quello che è successo. Linea a te, Paolo. Sì, grazie Alfredo, un saluto ai nostri telespettatori. È terminato pochi minuti fa l'incontro che si è tenuto in prefettura a Chieti, proprio qui alle mie spalle, tra il prefetto di Chieti Armando Forgione, il questore Ruggero Borzacchiello e i sindaci dei comuni del Vastese interessati dalla problematica dei migranti. Come dicevi giustamente tu, sono 5 i migranti positivi a Vasto, ce ne sono altri in altri centri del Vastese. Questa mattina proprio in prefettura è stato fatto il punto della situazione, un incontro fortemente voluto dai primi cittadini proprio dei comuni di Vasto, Casal Bordino e di altri centri circostanti, ma anche dal prefetto di Chieti, proprio per capire, per conoscere dalla viva voce dei sindaci quella che è la situazione attuale, alla luce anche degli ultimi accadimenti. E allora al termine della riunione noi abbiamo ascoltato varie voci, abbiamo ascoltato ovviamente rappresentante del governo sul territorio, il prefetto Forgione, poi il questore e anche alcuni dei primi cittadini interessati da questa vicenda. Allora, se la regia è pronta, possiamo andare a vedere il primo contributo firmato che abbiamo realizzato, proprio le interviste pochi minuti fa con il prefetto della città di Chieti Armando Forgione e con il questore del capoluogo teatino Ruggero Borzacchiello. Noi ho promesso loro, ma l'ho promesso prima a me stesso ovviamente, di essere un po' più vigile su questo arrivo. Non perché io personalmente potrò vigilare e verificare, ma pretenderò, e questo mi dovrà essere consentito, ne abbiamo parlato stamattina anche con la prefetto dell'Aquila, la collega la pensa esattamente come me, pretenderemo che questi accertamenti sullo stato di salute, quindi sulla positività o meno del Covid dei futuri migranti che dovremo ospitare, sia certificata. Ecco, questo che non sia stato fatto un accertamento un po' superficiale, che questa volta mi pare di dover dire è purtroppo avvenuto. Sì, abbiamo fatto un grosso sacrificio, però abbiamo assicurato più che altro la tranquillità dei territori dove insistono queste strutture. Fortunatamente abbiamo ricevuto una grossa collaborazione delle amministrazioni locali, dalle polizie locali, che non bisogna dimenticare sono importanti per questi servizi che stiamo attuando. Ovviamente noi cerchiamo di dare maggiore tranquillità proprio per evitare che vengano portate estreme conseguenze situazioni che poi possono ritorcersi un po' contro tutti, quindi il problema c'è, è sicuramente seguito, è vigilato e quindi se ognuno fa la propria parte, come in effetti sta funzionando, grossi problemi per il momento non ne abbiamo. E queste dunque le parole del prefetto e del questore di Chieti, prefetto che ha chiesto massima attenzione da parte degli organi competenti proprio al controllo della positività dei migranti che arrivano nella nostra regione, in questo caso quelli arrivati nelle ultime settimane nel Vastese. E ovviamente abbiamo poi ascoltato la voce dei sindaci dei due comuni che sono maggiormente interessati da questa vicenda, ovvero il sindaco di Vasto Francesco Menna e il primo cittadino di Casal Bordino Filippo Marinucci. Allora andiamo ad ascoltare in questo altro contributo i due sindaci.
Io ringrazio di cuore il gigantesco lavoro che Sua Eccellenza il Prefetto, insieme unitamente alle forze dell'ordine, sta facendo sui territori. Ci siamo recati e abbiamo trovato ascolto noi sindaci del territorio del Vastese in una sede istituzionale di eccellenza dove vige la leale collaborazione, l'impegno, l'operosità, la forza. Abbiamo chiesto regole, sicurezza per garantire serenità e certezze ai cittadini. I temi erano i tamponi, Sua Eccellenza il Prefetto vorrà, esigerà tamponi certi, tamponi negativi prima di alcuni spostamenti, presidi di sicurezza sul territorio che sono ottenuti e sono costanti, e per questo un ringraziamento di cuore alle forze dell'ordine che vivono questa tensione. E rispetto al futuro abbiamo garanzie di certezza e sicurezza. Il nostro lavoro deve essere questo: il sindaco deve raccogliere i drammi della modernità, li deve controllare, li deve gestire insieme alle forze dell'ordine. E voglio tranquillizzare tutti i miei cittadini che nei nostri centri commerciali, le persone che vedete, ragazzi che per loro sfortuna stanno lì perché sono scappate dalle proprie terre di origine, sono persone che sono state controllate, non sono né positivi e non sono in quarantena. Questo oggi sono venuto a chiarire con sia il signor Questore sia con il signor Prefetto per far sì che il nostro controllo sul territorio sia sempre assiduo, anche con le nostre forze dell'ordine che sicuramente avranno un'attenzione su queste persone. Quindi cari concittadini di Casal Bruttino, ma anche con i concittadini dei paesi limitrofi, le strutture e le persone che vedrete sono persone controllate, vi voglio tranquillizzare su questo argomento. Allora Paolo, nonostante le rassicurazioni dei sindaci, però abbiamo ascoltato il prefetto, in qualche maniera ha fatto un po' di autocritica, ha detto vigileremo meglio rispetto a quanto accaduto. Ricordiamo che i centri interessati dai migranti positivi sono Gissi, Vasto, soprattutto Vasto è il numero maggiore, e Carunchio. Però insomma parole importanti dal prefetto anche rispetto alle tante polemiche che ci sono state in questi giorni. Sì, parole chiare quelle del prefetto di Chieti, e tra l'altro ribadite anche dal sindaco di Vasto, che diceva che il prefetto pretenderà d'ora in avanti tamponi certi, tamponi negativi per determinati spostamenti. Il prefetto aveva parlato anche evidentemente di una certa superficialità che c'era stata in altre occasioni in passato, questo non dovrà più accadere. Dunque nel corso di questo incontro, che è durato oltre un'ora e mezza, c'è stato questo faccia a faccia importante, proficuo, come ha detto anche il primo cittadino di Vasto, proprio per esaminare, per parlare delle varie problematiche che da questo punto di vista interessano il territorio. Incontro che, come detto, è durato oltre un'ora e mezza, e altri incontri di questo tenore ci saranno anche nelle prossime settimane, qualora dovessero esserci nuove problematiche, come ha detto anche il prefetto, nel territorio proprio, Paolo, della provincia di Chieti. Se non ci sono ulteriori... Sì, Alfredo. No, prima di salutarci, Paolo, ti volevo dire a proposito di quel territorio e non solo, un po' di tutta la provincia di Chieti, che c'è un'ultima ora, possiamo vedere anche la grafica, perché ci sono 21 comuni del comprensorio frentano-ortonese serviti dalla Sasi che saranno senza acqua fino a domani per la rottura, leggiamo dall'Ansa, della condotta in località Mulino di Sotto di Sant'Eusanio del Sangro. Dunque per l'approvvigionamento per gli ospedali i vigili del fuoco provvederanno, insomma anche la protezione civile provvederà a gestire questa emergenza. I comuni interessati dalla sospensione idrica sono Lanciano, Ortona, Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli, Castelfrentano, Crecchio, Fossa Cesia, Frisa, Giuliano Tatino, Mozzagrogna, Poggio Fiorino, Rocca, San Giovanni, Santa Maria in Baro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri e Villamagna. Restiamo sempre, insomma, visto che sei davanti alla prefettura in tema e davanti alla provincia in tema di provincia di Chieti, questa notizia importante da dare alla cittadinanza, disagi che proseguiranno almeno fino alle prime ore di domani. Questo scrive l'ANSA a seguito del comunicato della Sasi. Paolo, stavi chiudendo il collegamento. Sì.
Sì, anche questa è un'altra problematica che interessa ormai da diverse settimane. In questa lunga estate molti comuni della provincia di Chieti, dunque ci saranno ancora problemi per i cittadini per queste riduzioni e problematiche legate proprio all'erogazione dell'acqua. Sì, stavamo chiudendo questo collegamento in diretta davanti proprio pressi della prefettura di Chieti. Ringraziamo sentitamente, permettimi di dirlo, Alfredo, proprio Sua Eccellenza il prefetto di Chieti, che ci ha concesso l'intervista pochissimi minuti dopo la conclusione di questo importante incontro con i sindaci del Vastese. Dunque da Chieti è tutto, grazie a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio a te. Sì, grazie. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e proseguiamo con la cronaca che ci riporta però a Pescara. C'è una prima indagata sulla vicenda dei pacchi bomba. Si tratta di Daniela Lorusso, conosciuta come Lady Coumadin, che avrebbe architettato il tutto per colpire il pubblico ministero della Procura Adriatica Rosangela Di Stefano. La Di Stefano rappresenta infatti l'accusa nel processo dove Lorusso è imputata per l'omicidio del secondo marito. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Le telecamere di videosorveglianza che coprono le zone interessate della città adriatica sono già al vaglio della polizia e potrebbero quanto prima ricostruire quanto accaduto mercoledì scorso a Pescara, quando un allarme bomba ha paralizzato la città. Gli ordigni, poi risultati finti, come chiaramente riportavano i volantini allegati, erano indirizzati al sostituto procuratore Rosangela Di Stefano. Il cerchio si sta stringendo su una donna vestita di nero e con il viso coperto da grandi occhiali neri e mascherina chirurgica, la stessa donna che sempre dalle telecamere pare abbia fatto dei sopralluoghi nei giorni precedenti. Non si esclude nemmeno che la donna abbia agito da sola. Stando alle prime relazioni inviate dalla squadra mobile alle due procure che stanno indagando, la sospettata, e forse già iscritta sul registro degli indagati, risulta essere Daniela Lorusso, conosciuta ai più come Lady Coumadin, e già indagata e sotto processo insieme al figlio Michele Grosso per tentato omicidio del secondo marito, al quale avrebbe somministrato massicce dosi di Coumadin, potente farmaco anticoagulante, e dove l'accusa è rappresentata proprio dal PM Di Stefano. La casa della donna e il suo ufficio sono stati già perquisiti da parte della polizia, che ipotizza la violazione dei reati di minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Ora le accuse dovranno essere vagliate dal sostituto procuratore Salvatore Campochiaro, che conduce le indagini, le quali dovrebbero spostarsi presso la procura di Campobasso, essendo coinvolto in qualità di parte offesa un magistrato. Cambiamo argomento ora alla sanità. L'ASL di Teramo opta per la formula del partenariato pubblico-privato per la costruzione del nuovo ospedale provinciale. L'area sulla quale sorgerà l'infrastruttura non è stata ancora individuata, ma molto probabilmente sarà difficile che si possa realizzare sul sito del vecchio Mazzini. Vediamo di più nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Il nuovo ospedale di Teramo, già finanziato dal Ministero della Salute con quasi 82 milioni di euro, avrà 600 posti per acuti e costerà complessivamente dai 250 ai 300 milioni di euro. L'azienda sanitaria teramana ha scelto la formula del partenariato pubblico-privato per raggiungere la somma necessaria alla realizzazione dell'opera. Questo non significherà una sanità privatizzata, piuttosto alti standard di qualità nei servizi non sanitari. Quando un privato finanzia un'opera pubblica come un ospedale, in questo caso, quali sono i vantaggi per i cittadini? I vantaggi per i cittadini è la certezza del servizio che avranno nel periodo di gestione, dal punto di vista non però dei servizi sanitari, ma dei servizi collaterali dell'ospedale. Spesso si dice che in Italia la sanità è di altissimo livello, ma quello che è carente sono i servizi collaterali. È un'esperienza che probabilmente tutti i cittadini hanno fatto. Quindi il vantaggio per i cittadini è che, rispetto a una normale logica di gestione della sanità, il privato che ha costruito l'opera la gestisce anche, diciamo, dal punto di vista dei servizi non sanitari, ma dei servizi collaterali, quindi quelli alberghieri piuttosto che quelli di assistenza e manutenzione della struttura, al fine di garantire una costanza dei servizi dell'ospedale per tutto il periodo in cui il privato è chiamato alla gestione.
Le prime due proposte progettuali per il nuovo ospedale, ricevute dall'ASL di Teramo, sono state bocciate. Attualmente i vertici dell'azienda stanno valutando un terzo progetto. I tempi stringono, i finanziamenti pubblici impongono dei termini e la necessità di individuare l'area dove realizzare la grande opera pubblica diventa ora un'urgenza. Il nuovo ospedale si farà presto, l'ASL deciderà dove. Voi però avete molti dubbi sull'area del Mazzini. Abbiamo i dubbi, nel senso che l'area del Mazzini è un'area congestionata e quello che temiamo, andare a fare interventi in quell'area possa compromettere lo svolgimento dell'attività ordinaria e in più si va a riempire, già l'area di per sé è molto compressa tra il parcheggio, l'8-1, l'8-2, l'8-3, se andiamo a realizzare altre strutture lì, pure per i problemi di viabilità che si possono creare, capito? Perché l'area è molto stretta. Il confronto, le ho detto, non deve impedire l'andamento della pubblica amministrazione. Se il confronto è volto a impedire che io faccia l'ospedale, è inutile che ci confrontiamo. Noi ci possiamo confrontare su cosa fare del Mazzini, su come andare a fare il futuro dell'area del Mazzini, su cosa vogliamo mettere un nuovo ospedale, come implementare un nuovo ospedale e tutto, ma non che si debba fare un nuovo ospedale. Lei farà un nuovo ospedale? Se mi danno gli strumenti necessari, economici, la regione mi supporterà, noi stiamo per fare un nuovo ospedale, certo. Ancora sanità, secondo il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci, mancano per quanto riguarda i vaccini oltre 200.000 dosi per gli abruzzesi e Paolucci se la prende chiaramente con il governo regionale e non solo. Sentiamo. Paolucci, lei oggi punta il dito in questa conferenza stampa contro la regione per l'approvvigionamento che voi ritenete non sufficiente di vaccini anti-influenzali, è così? Purtroppo è così, dai due accessi agli atti è sottolineato la grave carenza sull'approvvigionamento dei vaccini, ma soprattutto la grave assenza del Dipartimento della Sanità, di Damario, della Verì, di Marsiglio, di una giunta lenta e che scambia sempre le priorità, veloce a fare propaganda e molto lenta al contrario quando si tratta di prevenzione, se una prevenzione è così importante come la campagna per l'influenza. A questo punto cosa chiedete? Ma noi abbiamo voluto denunciare questa gravissima assenza da parte della programmazione regionale perché mancano all'appello 216.000 dosi ed è molto importante in questa annualità con la riapertura dell'anno scolastico evitare la sovrapposizione delle due patologie, ovviamente quella dell'influenza e quella del Covid. Ecco perché è ancora più grave che la regione Abruzzo sia tra le ultime in Italia rispetto all'approvvigionamento dei vaccini, in quanto l'accesso agli atti dimostra che la regione si è mossa soltanto il 22 di luglio del 2020 quando altre regioni in Italia si sono mosse a marzo o ad aprile. È chiaro che quando poi siamo arrivati noi a chiedere ad approvvigionarci siamo arrivati con molto ritardo. Secondo voi c'è il rischio che alcuni abruzzi possano avere difficoltà poi a vaccinarsi realmente? C'è il rischio che rispetto all'obiettivo che si è posto in tutta Italia il Ministero della Salute, la Regione Abruzzo sia fanalino di coda, perché poi a fine di agosto, e questo lo dimostra il secondo accesso agli atti, la Regione Abruzzo fa, le ASL in particolar modo, un'ulteriore richiesta di incremento e la domanda è perché non l'avete fatto prima come tutte le altre regioni, sono ulteriori 92.300 dosi. Su queste io penso che il ritardo potrà essere anche non recuperabile. Ecco perché oggi, a 20 giorni dall'inizio della campagna sull'influenza, noi chiediamo chiarezza, sì, ma soprattutto denunciamo per sollecitare la giunta lenta ad essere veloci sulle cose serie e importanti per la nostra regione. E a proposito di scuola, sono 11.002 i test sierologici eseguiti finora in Abruzzo sul personale scolastico nell'ambito dello screening nazionale per contenere il contagio Covid-19. L'assessorato alla salute comunica e specifica che rispetto alla scorsa settimana c'è stato un aumento di 6.563 esami, 83 sono risultati positivi. Proseguiamo adesso ancora a parlare di scuola. Il Comune di Teramo ha predisposto un piano di adeguamento nel rispetto delle misure anti-Covid nelle scuole primarie e dell'infanzia del suo territorio. I lavori hanno previsto l'allargamento delle aule e la riorganizzazione degli spazi interni ed esterni. Tutto sarà pronto entro il 14 di settembre. Vediamo.
La scuola primaria ed infanzia Molinari di Teramo diventa modello per tutti gli altri edifici scolastici comunali. Un piano anti-Covid attuato a tappeto dal Comune che ha previsto la riorganizzazione degli spazi interni con l'abbattimento di muri, ottenendo così il giusto distanziamento dei nuovi banchi in aule più ampie e luminose. I lavori sono praticamente conclusi. I lavori sono quasi tutti conclusi, sono piccole cose da mettere a punto, gli adesivi per identificare gli spazi dei banchi, piccole cose rispetto all'entità dei lavori che sono stati eseguiti. Siamo parzialmente soddisfatti di tutto quello che è accaduto e siamo veramente con la tabella di marcia rispetto all'eventuale apertura del 14, saremmo stati nelle condizioni di aver restituito le scuole ai dirigenti scolastici in una condizione di maggiore sicurezza, visto che le loro esigenze, tutti i loro problemi che ci avevano praticamente rappresentato sono stati tecnicamente messi in atto, sono stati praticamente concretizzati con i lavori edili leggeri e non solo quello. I genitori sono tranquilli? Ma assolutamente noi ci sentiamo di tranquillizzarli, l'amministrazione si è mossa per tempo per far sì che già con la data del 14, che era la prima ipotesi di riapertura, fosse tutto in sicurezza. Abbiamo agito per far sì che i lavori fossero ultimati per quella data, di modo che non fosse in corso d'anno un intervento per la messa in sicurezza dal punto di vista sanitario, ma fosse tutto quanto avviato prima, ben sapendo però che il quadro può evolvere in un verso o nell'altro da un giorno all'altro e quindi evidentemente ci dobbiamo uniformare a una situazione nazionale e non territoriale. Per quanto riguarda quelli che erano i lavori da fare, li abbiamo conclusi nei tempi previsti, addirittura prima della riapertura delle scuole. Si percepisce però ancora un po' di ansia per l'importante riorganizzazione dei plessi scolastici teramani, soprattutto da parte dei dirigenti che lavorano su più fronti, quello anti-Covid principalmente, ma anche quello amministrativo e didattico. Siamo carichi come collegio docenti, vogliamo ricominciare la scuola in presenza, siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in maniera sinergica con l'amministrazione comunale, con il consiglio d'istituto, con il gruppo Covid. Dobbiamo riprendere. Ieri per la prima volta sono tornati i genitori in presenza nelle aree cortive delle scuole dell'infanzia, gruppi di massimo 25 genitori, abbiamo indicato un genitore per ogni famiglia per l'accoglienza degli alunni di anni 3. Gli incontri sono andati bene e quindi questi per noi sono episodi di buon auspicio per la ripresa di quest'anno scolastico. Ora voltiamo pagina, ci occupiamo del progetto di legge regionale sull'urbanistica che viene criticato dai consiglieri regionali e comunali e dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Consigliere Alessandrini, quali sono secondo voi le criticità che riguardano il progetto della legge regionale 135 del 2020? Sono tante, troppe. Un disegno di legge decisamente pasticciato, che potremmo definire addirittura volgare, che elimina alcuni diritti, diciamo ormai, che fanno parte, diritti addirittura sanciti all'interno di regolamentazioni nazionali, quindi ad esempio la legge generale, la legge quadro dell'urbanistica nazionale, la 1150. Ci sono tutta una serie di modifiche che vengono proposte che eliminano le varianti ai piani regolatori, giustificano cambi di destinazione d'uso anche in deroga agli strumenti, quindi sostanzialmente scippano dalle mani delle amministrazioni locali la possibilità di gestire e controllare i territori, tra l'altro anche con delle perdite forti di finanziamenti, quindi di somme che vengono erogati dai privati o dalle richieste che vengono fatte per le modifiche di destinazione d'uso attraverso i contributi straordinari. Quindi si perde il controllo, si rende una deroga, la deroga diventa una regola, quindi una completa malgestione di tutti i territori dei comuni all'interno della regione Abruzzo e con profili sicuramente di incostituzionalità che vedranno quindi poi sicuramente la legge impugnata a livello nazionale. A questa legge 135 a voi non piace, avete rilevato delle criticità, a quali in particolare e perché? Allora, questa legge regionale è stata presentata come una legge che dovrebbe andare a semplificare la materia urbanistica, ma secondo noi ci sono delle evidenze che invece di semplificare ci saranno delle deregolamentazioni alla materia. In particolare si toglie la possibilità agli enti interessati, anche ai cittadini, di presentare delle osservazioni e soprattutto si riduce in maniera drastica, si riducono i tempi con cui i comuni devono adempiere a certe
pratiche amministrative. Questa per noi non è semplificazione, ma comporta il fatto che i comuni si sentano schiacciati sotto decisioni che magari vengono prese dalla regione, in un momento in cui i comuni, soprattutto quelli piccoli, sono in particolare affanno. Ed ora lo sport, partiamo dal Pescara. Questo pomeriggio alle 18, amichevole di lusso al San Paolo contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Tutti negativi i tamponi effettuati ai calciatori partenopei dopo la positività al Covid-19 del presidente Aurelio De Laurentiis, anche se nel pomeriggio dovrebbero arrivarne altri relativi ad altri test. Tante volte accostato al Pescara, Mirko Valdifiori, adesso davvero un giocatore biancazzurro, le prime impressioni del centrocampista ex SPAL che avrà in mano le chiavi del gioco di Massimo Oddo. Sentiamo. Valdifiori, benvenuto a Pescara, cosa ti porta qui, cosa ti ha convinto? Salve, piacere a tutti e niente, mi ha convinto, parlato con Sebastiani e con Oddo, mi ha convinto questo progetto Pescara, in questa piazza che l'ho sempre vista da avversario e mi ha sempre impressionato anche lo stadio, il calore della gente, quindi sono molto felice di essere qua e mi metto a disposizione del mister, della squadra, sono alcuni ragazzi che conoscevo già che sono in qui da tanti anni, quindi c'è un bel gruppo e ho iniziato a lavorare con loro e adesso proseguiamo appunto in questo ritiro per capire al meglio quello che chiede l'allenatore. Il tuo nome è circolato a Pescara anche nelle stagioni precedenti, si poteva celebrare prima questo matrimonio? Ma sì, il mio nome era un anno che ero a Empoli, poi dopo non so cosa c'era stato magari tra le società, non ho capito bene cosa era successo e dopo sono rimasto a Empoli e niente, comunque sì, era già circolato, comunque l'importante è che oggi sono qui, sono felice appunto di essere qui e come ho detto darò il massimo dal primo giorno per far sì appunto che il Pescara possa fare una bella stagione. Ecco, hai detto che conosci già dei giocatori, cosa ti hanno detto? Ad esempio anche Pucciarelli, che è stato qui fino a qualche settimana fa, sei stato suo compagno di squadra, ti hanno parlato di Pescara? Sì, mi ha parlato di Pescara Manuel, poi alcuni ragazzi che appunto ci ho giocato contro, ma abbiamo anche lo stesso procuratore, magari li conoscevo già, li ho conosciuti al di fuori del campo e mi hanno parlato molto bene della città, come ti ho detto prima del calore della gente. Manuel l'anno scorso mi ha raccontato che è arrivato ed è stato sfortunato, però dopo per i playout è riuscito a tornare e secondo me se gli ricapita l'occasione di tornare, secondo me ci fa un pensierino da quello che ho capito. Senti, cosa ti ha chiesto Massimo Oddo, soprattutto a te vengono consegnate le chiavi del centrocampo? Ma io sono qui da 3-4 giorni e quello che ho capito di Oddo è che gli piace un calcio propositivo, gli piace giocare la palla e giocare in verticale, quindi è quello che piace anche a me, quindi spero, come ho detto prima, di dare un contributo alla squadra importante per mettere in campo le mie qualità al servizio dei compagni. Senti, in passato tu sei un giocatore esperto, ma qui sono passati anche calciatori nel tuo ruolo come Brugman, come Torrere e altri ancora, Mandragora, che poi hanno fatto strada. È una piazza che può ulteriormente, non dico lanciare la tua carriera perché siamo diciamo nella parte terminale, però può essere un'ulteriore tappa importante per te. Sì, sì, se sono venuto qui è perché sono motivato e voglio lasciare il segno e come ho detto prima dal primo giorno cercherò di lasciare il segno qui a Pescara. Con alcuni giocatori come Brugman ci ho anche giocato insieme, è un grandissimo giocatore, più giovane di me, adesso lui è in Serie A e gli altri appunto hanno fatto una gran carriera e io, ripeto, mi metto a disposizione e poi sarà al campo a parlare. L'ultima è una squadra evidentemente ancora incompleta, come state lavorando, che gruppo è quello che hai trovato e insomma cosa manca ancora abbastanza evidentemente? Ma quello che manca adesso ci penserà l'allenatore con la società, io non mi occupo di questo, io sono arrivato qui e ho trovato come ho detto un gruppo che anche l'anno scorso alcuni giocatori erano qui insieme, hanno fatto una grande salvezza e quindi hanno speso anche magari a livello mentale parecchio e adesso è arrivato un allenatore nuovo che gli ha portato nuovamente tanto entusiasmo e non c'è tanto tempo per lavorare perché l'inizio del campionato sarà tra 13-14 giorni e quindi dobbiamo cercare appunto di assimilare prima possibile quello che ci chiede l'allenatore e trasformarlo in campo.
Il Teramo adesso, non ci sono novità rilevanti a livello di mercato in casa del diavolo col presidente Franco Iachini che, oltre ad eventuali cessioni ancora da definire, attende che ci sia un ripensamento da parte della Lega Pro sulla composizione dei gironi di terza serie. Sentiamo. Il mercato può ancora attendere, almeno finché non ci saranno non una, ma alcune uscite. Il Teramo è alla finestra di una sessione che dovrà ristrutturare dal profondo un organico che, oltre ad essere asciugato, deve restituire un monte ingaggi decisamente ridotto. Bisogna capire quello che si sta vivendo. Il momento è un momento assolutamente drammatico e particolare, quindi se io credo che tutti debbano capire che le cose non sono più quelle dell'anno scorso. Purtroppo viviamo con le stesse regole dell'anno precedente, ma con una situazione economica totalmente diversa. Spazio anche per cessioni eccellenti, a partire da quel Francesco Bombaggi che è stato il protagonista assoluto della stagione del Diavolo. Poi anche Mungo, Costa Ferreira, Cianci, Martignago, Arrigoni, Cancellotti, insomma, una rosa in vetrina, a patto però che ci sia l'offerta giusta. Io credo che una squadra che abbia notevoli, diciamo, movimenti e ricambi vuol dire che ha lavorato bene, cioè se noi riusciamo a vendere qualche giocatore vuol dire che abbiamo lavorato bene, quindi insomma non siamo una squadra che deve tenersi come dire, l'obiettivo del tenersi stretto dentro un giocatore, non abbiamo nessun Messi, per carità, e poi non, insomma, non credo che poi alla fine l'uomo solo faccia la differenza, in campo vanno 11 calciatori e quindi è il gruppo che deve essere ben amalgamato. Tutto in attesa della definizione di gironi e calendari e sulla divisione dell'Italia col Teramo che sembra comunque destinato a tornare al sud, Iachini spera ancora che ci sia un ripensamento da parte della Lega Pro. Stiamo facendo istanze, telefonate affinché vengano, come dire, applicate delle regole giuste, corrette, così come il presidente Ghirelli mi ha detto che lui è una persona giusta e corretta e applicherà le regole, e quindi se le regole che sono già state discusse nel passato, noi teoricamente dovremmo stare nel girone B, quindi aspettiamo adesso con ansia il calendario dei gironi che purtroppo è sine die in questo momento a seguito dei noti problemi giudiziari, e poi vedremo che cosa ci accadrà. È tutto per questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con l'appello del candidato, la trasmissione che abbiamo dedicato alle elezioni amministrative nella città di Chieti, e da parte mia vi auguro una buona giornata.